Ciao! Allora, oggi parliamo di capelli, di styling dei capelli e vi voglio parlare di questa spazzola lisciante della Remington. Eccola qua. Allora, il modello è il CB7004, è una spazzola lisciante con testina in ceramica ed ho visto su Amazon che viene 59,90, ma è anche in promozione, quindi tenetela d'occhio. Allora, un design bello importante perché è bella pesante di suo, ha 1,8 metri di cavo con la spina classica e ci soffermiamo un attimo sulla spazzola lisciante in sé. Allora, ha, vedete, tutti i dentini con il rivestimento in ceramica, quindi è molto comoda. Tasto d'accensione e arriva subito a temperature da 150-190 fino a un massimo di 230 gradi e lo scegliete voi tramite il tasto d'accensione in base alle pressioni che fate, quindi una ed è 150, poi 190, poi dopo 230. Si scalda da quando l'accendete molto velocemente e si scalda bene, si scalda uniformemente, quindi è anche bella pratica. Scorre bene sui capelli. È comoda, ha il cavo che è girevole, quindi è facile da impugnare e anche lei non arrotolata nel cavo, che è una cosa importante. Poi dopo, per mostrarvi, si usa sui capelli asciutti e ha il sensore di sicurezza di spegnimento automatico, quindi se non la usate per un po' di tempo ed è accesa, si surriscalda, si spegne da sola, quindi è anche sicura. È una buona spazzola, sì. Io ne avevo un'altra prima e questa devo dire che mi piace davvero tanto. Si utilizza sui capelli asciutti e davvero cambia notevolmente, come se usaste la spazzola, ma neanche la spazzola più phon, la spazzola e la piastra, però andandole a pettinare. Allora, dato che adesso i capelli miei sono più o meno lisci, ma considerate che non l'ho usata e l'ho usato 2 giorni fa e sono rimasti abbastanza lisci. Comunque, vi ho fatto un breve video dove vi mostro proprio una volta che io, sapete, con i capelli mossi, una volta che ho appena lavato i capelli e appena asciugati nelle condizioni in cui sono e vedete come si comporta. Così vedete subito come funziona. Come funziona? Professionalità hashtag. Allora, che dire, mi è piaciuta. L'unica cosa che però non è un fatto negativo è che è pesante. È un po' pesante, quindi a lungo andare, ciocca su ciocca, un pochino si sente, ma bisogna prendere un attimo di manualità. Certo è che se usassimo il phon e la spazzola peserebbe sicuramente di più. Lato, attenzione, che io me ne sono accorta subito, quando si scalda, e si scalda davvero, potrebbe finirvi il dito tra
i vari dentelli, quindi in mezzo questa parte in ceramica scotta. Quindi io, che sono abituata a prenderla, l'ho presa male, mi sono scottata subito. Quindi attenzione che scotta, come scotterebbe una qualunque piastra comunque sia. Quindi sono io che non ci sono arrivata, ma perché ero abituata all'altra spazzola che aveva i denti più fitti, e quindi anche facendo così non andavi a prendere la parte in ceramica. Questa sì, però questa è davvero fantastica, mi sento di consigliarvela perché davvero vi risolve la piega in poco tempo. Allora, io l'ho fatta stirando i capelli con questa 3 giorni fa e i capelli sono ancora in questo stato. Ormai è ora di lavarli e sono ancora belli. Dunque, non va, cosa importante, non va a bruciare i capelli. Ovviamente le passate non devi starci lì, è spento, quindi posso farlo. Non devi fare delle passate da stare qui 5 minuti, ma devi fare delle passate come se li pettinassi. Comunque nel video ve l'ho fatto vedere, li lascia belli morbidi, belli lucidi, molto bello come effetto, non va a bruciarli. Non ho notato che mi sono partite più doppie punte, quindi ok, anche questa cosa è comodo, anche da arrivare dietro oppure è comodo. Io divido i capelli in sezione, faccio delle ciocche piccole, ma l'avete visto nel video. Quindi davvero in poche passate prendo tutti i capelli e niente, io questa ve la consiglio perché davvero mi è piaciuta tanto. Cioè, oltre al fatto che è bella, è bellissima, è grande, è anche bella grande, però è bella, è comoda, funzionale, cioè basta. Io ho presa questa, non usata questa, l'altra l'ho già spostata in un altro cassetto perché è lei, è sempre lei quella che vado a utilizzare. Fatemi sapere se per caso l'avete provata e come vi siete trovate. Io come sempre spero, l'appoggio, come sempre spero di esservi stata utile. Se vi è piaciuto il video mettimi un like, iscriviti al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrai avvisata ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!